Hai nominato Silvia, adesso ci guardiamo insieme una nuova puntata dedicata a biglietto da visita. Andiamo insieme a scoprire chi è l'ospite di oggi. Bentornati cari telespettatori nella nostra rubrica settimanale Biglietto da visita. Oggi l'ospite non è una cantante, nemmeno un big della canzone italiana o internazionale, ma è colei che dà spazio e dà vita a grandi concertisti con la sua grande passione nell'insegnamento. Infatti è una grandissima insegnante di musica e conservatorio. Vado subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Sì, grazie. Ti sveli il suo biglietto da visita. Sono nata a Casalanguida il 17/4 del 52 e per 40 anni sono stata titolare nei conservatori di musica quale Pesaro, Pescara, Foggia, Rodi Garganico e gli ultimi 20 anni li ho prestati di servizio al Conservatorio di Fermo nella materia teoria solfeggio e dettato musicale. Sono diplomata in pianoforte. Nome e cognome? Tornese Filomena. Che onore, grande Tornese Filomena, averla qui, perché con lei si parla, si può parlare nella nostra rubrica, si parla solo di musica, ma con lei si riesce a parlare della vera musica, delle basi importanti, così forti come la musica classica. Ma oggi qui lei ci farà viaggiare in un mondo che non dobbiamo dimenticare, il mondo delle bande musicali, perché abbiamo contattato lei, perché lei ha vissuto fin da piccola con suo papà, che era un grande impresario di tutte le bande, quindi sa storia e miracoli di queste bande, giusto? Giustissimo, giustissimo. Da piccola, l'anno della mia nascita, il nostro padre Tornese Vincenzo ha dato l'avvio alla sua carriera di impresario e fiduciario anche esclusivo di tantissime bande lirico-sinfoniche. Sì. Quindi ho visto da vicino, oltre che sentirli suonare questi grandi maestri, ho avuto anche l'onore di salire sul palco nel momento in cui la festa finiva e veniva portato un omaggio floreale al maestro. Che Nella mia bello. salita venivo incitata a dare l'input alla banda che suonava l'inno di ringraziamento. E col Mamma. maestro Centofanti, che ricordo tantissimo, è stato anche il mio maestro di strumentazione per banda. Io vado subito un attimino, ho una curiosità, ma chi è il più grande maestro di bande? Il più grande maestro di banda, che poi vorrei citare nella riforma delle bande militari, è stato il grandissimo Alessandro Vessella, nato ad Aife nel 1860. E dopo ne riparliamo di questo grande personaggio. Infatti, prima lei ha detto bande musicali, ma è giusto identificare le bande con la musica militare? Bisogna chiarire questo concetto improprio, per il quale la banda viene spesso identificata con la musica militare, anche se quest'ultima ha dato un grandissimo apporto allo sviluppo delle bande, ma spesso il suo carattere non ha nulla a che vedere di militare, sì. Infatti, noi abbiamo tante bande, come la banda famosissima, quella della Polizia di Stato, giusto? Sì, Che poi, tantissimo. comunque, vogliamo, adesso ci arriveremo al d'oggi, ma le origini, noi vogliamo sapere le origini delle bande, da che periodo sono nate? Qual è stata la prima banda? Dove è nata? Qual è il posto? La prima persona che ha potuto immaginare questa assemblee di questi strumentisti così particolari che ci fanno vivere, ci fanno sorridere, perché ogni volta che esistono, che iniziano le festività di un paese, vediamo queste bande, veramente ci riempiono il cuore. Quindi le origini proprio delle bande. Nei secoli abbiamo assistito che la banda è stata sempre legata alla musica militare e infatti in tantissime civiltà troviamo proprio, attingiamo da queste le sue origini, ma
possiamo anche vedere che i propri inizi possono risalire anche a tanti secoli avanti Cristo. Però niente a volte meno. Non solo, prego? Niente di meno avanti Cristo, sì. Ma così pazzesco. Perché sì, noi perché vediamo le civiltà, ecco, nelle varie civiltà di tutti i popoli, vediamo il nascere sempre di una formazione a livello militare, di guerra, di territorio. Quindi sì. Se vogliamo vedere una piccola carrellata dei vari popoli che hanno adottato la musica militare come inizio della loro forma incipit, troviamo il popolo, ecco, per esempio indiano, che ha una vastissima cultura molto complessa e articolata nella musica e si serve di sistemi ben precisi. Quindi nell'organico militare troviamo per loro la presenza di strumenti quali le trombe, i timpani, i tamburi. Questo si può dire anche per i persiani. Poi troviamo anche l'altra grandissima civiltà musicale antica, molto lontano dai nostri sistemi, che è quella cinese. Per loro la musica non aveva solo uno scopo militare, ma serviva anche per momenti civili e accompagnavano in corteo i grandi imperatori. Il loro organico era formato da strumenti a percussione e da trombetti. E se arriviamo nella nostra civiltà, anche per gli ebrei la musica aveva un grande valore. E furono i primi ad introdurre nell'organico per musica militare gli strumenti in argento, quali le trombe. E questi, insieme ad altri strumenti, formavano delle vere fanfare. Ma questi strumenti, come la tromba d'argento, non solo serviva per incitare al combattimento, ma veniva usata anche nei momenti di pace. Però ricordiamoci che nei momenti di pace o per i riti civili poteva essere suonata solo dai sacerdoti. E se arriviamo un po' verso la nostra civiltà, troviamo la nostra culla, che è quella del popolo greco. Per i greci la musica aveva uno scopo molto importante, non solo estetico, ma anche per l'educazione. Loro avevano uno stretto contatto tra la musica e la parola e anche la danza. Infatti vediamo il nascere delle tragedie. La tragedia non è altro che l'insieme della poesia, della musica e del teatro. Quindi. Ma per quanto riguarda la musica militare, loro avevano anche le trombe, hanno introdotto strumenti a fiato quale il flauto e l'aulos. Però per i momenti di vita religiosa e di rito civile avevano strumenti quali quelli a pizzico, a percussioni e ad arco. E poi arriviamo alla nostra civiltà, che è quella del popolo romano, siamo noi. Le nostre radici attingono proprio dalla cultura greca. Per quanto riguarda la musica militare, i romani facevano un grande uso delle trombe. Infatti sia la cavalleria che la fanteria suonavano, sicuramente erano trombe curve per la cavalleria, in quanto una mano era occupata per le redini del cavallo. Invece la fanteria, avendo le due mani libere, quindi usavano le trombe, quelle dritte. E nel fare una piccola carrellata fino ai tempi nostri, ecco, quindi vediamo nel periodo degli imperatori, a Roma nascono tantissime scuole e corporazioni dove vengono date proprio le basi su cosa suonare e in che occasioni suonare. Ma con l'andare del tempo vediamo sorgere, oltre delle corti, poi dei primi villaggi della prima civiltà cittadina. E quindi questo che cos'è? Non è altro che la base di uno sviluppo che cosiddetto chiameremo l'arte bandistica. Però nei primi tempi di questa grande evoluzione vi era una grande distinzione tra la musica per il culto e la musica extra religioso.
la musica religiosa vi era quasi esclusivamente una musica prettamente vocale, invece per gli altri riti abbiamo una musica strumentale, che cosiddette fanfare, che servivano per intrattenere i tornei, i giochi all'aperto, come adesso facciamo con le nostre bande. E poi arriviamo, ecco, al Rinascimento. Nel Rinascimento l'uso delle bande era abbastanza comune in quasi tutta l'Italia. E vediamo il nascere, il prosperare di grandi musiche municipali, chiamate così, che poi diventeranno, come vediamo oggi, bande municipali. Quindi queste musiche municipali erano prosperose nelle grandi città del nord, quale quella di famosa quella di Milano, di Torino, Venezia, anche di Firenze e di Roma. Comunque, veramente, anche solamente con le parole ci ha aperto un mondo pazzesco, perché vedere le bande sembrano, ecco, suonare così molto amichevolmente, ma c'è una storia dietro. In quale periodo dobbiamo arrivare per trovare una riforma concreta ed organica delle bande? Allora, negli altri paesi europei dove vi erano tantissime bande militari, la riforma era già avvenuta, ma in Italia il Ministero si è accorto che nel momento in cui vi era il raduno di queste grandi bande a livello internazionale, le nostre risultavano un po' inferiori. Quindi bisognava fare una riforma. E questa grande riforma fu fatta, quello che ho detto prima, dal grandissimo maestro, direttore e compositore delle bande, che è il maestro Alessandro Vessella. Lui è nato ad Aife, bene, provincia di Caserta, nel 1860. E, oltre che è stato un grande nella direzione e nella composizione per musica di banda, ma ha lasciato anche un grande trattato per la strumentazione per banda, editi dalla Casa Ricordi. Sono gli 8 libri di strumentazione per banda, che sono usciti intorno al 1897-901, che poi 901 è proprio l'anno della riforma. E dobbiamo anche ricordare che nel 1896 il Conservatorio di Santa Cecilia è stato il primo ad istituire la prima cattedra di composizione e strumentazione per banda. Fantastico, fantastico. Abbiamo parlato un po' in generale delle bande. Siamo in Abruzzo. Quali bande ci sono di così importanti? Allora, per parlare della nostra grandissima terra, sì, sono orgogliosa di appartenerci, bisogna pensare che negli ultimi 200 anni vi è stata una diffusione molto capillare di questo organico. Basti dire che avevamo 308 comuni, anche 13 frazioni, e questi comuni, almeno 127, hanno dato vita alla propria banda municipale. Ad alcuni comuni, come l'esempio del comune di Alanno e di Casalanguida, vi erano anche due bande municipali, e quella del mio paese natio, non perché io sia nata lì, ma era talmente rinomata la fama di queste due bande che a fine 800 sono state chiamate a fare una grandissima tournée in America. Wow! Sì, però le prime bande di cui abbiamo poi testimonianza proprio scritta dai comuni sono, risaliamo intorno al 1801, con la nascita della prima banda di Pescina, provincia dell'Aquila, e di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara. Ma nel giro di pochi anni vediamo il pullulare di altre bande, di Orsogna, di Ortona, Lanciano e così via. Noi siamo qua in diretta, la SLM di Pineto. Lei che sa tutto, Pineto, questo comune, ha una banda? A tutt'oggi non ci risulta questo. E io sono qui proprio a dire di poter pensare non solo il comune di Pineto, ma altri comuni, di poterla istituire. Futuro sindaco, vi prego, dobbiamo costituire una band. Anzi, la nostra insegnante Filomena Tornese ci farà proprio il bando, ce lo promette? Collaborerò molto volentieri.
Benissimo, anche perché formare una band si forma, io credo, anche una famiglia tra di loro, giusto? Sicuramente. Questo è come quando vogliamo formare una squadra di calcio, come ho sempre detto ai miei allievi. Cioè, non voglio studiare musica perché mi costringe a stare ore e ore a studiare, ma anche un'attività sportiva, partecipare ad una squadra, anche i pulcini cosiddetti di calcio, ma hanno tutti i giorni un allenamento costante, solo l'unione fa squadra e tiene uniti e lontano da tanti problemi i ragazzi. Ma che repertorio hanno le varie bande? All'inizio le bande hanno avuto un repertorio di marce ballabili, ma poi hanno cominciato ad avere una trascrizione o una riduzione di opere lirico-sinfoniche, perché in questo grande periodo, parliamo anche dell'Ottocento, non avevamo le registrazioni, non avevamo la radio, né tantomeno la televisione, e quindi era il compito loro, delle bande, di portare nei posti più sperduti dell'Abruzzo, ma anche di altre regioni italiane, un repertorio musicale che non era alla portata di tutti, non vi erano i teatri in questi piccoli centri. Quindi abbiamo avuto una grande civiltà musicale grazie a loro che hanno diffuso questo patrimonio musicale. Ma dalle bande sono venuti fuori grandi musicisti? Da questo vastissimo mondo della banda, anche fatta di grande professionalità, sono emerse delle figure a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Un maestro Gazzelloni, il maestro Ceccarossi, che hanno cominciato a muovere i primi passi proprio nelle nostre passi, diciamo, musicali, proprio nelle nostre bande abruzzesi. Ma oltre loro non dobbiamo dimenticarci di valenti e grandi solisti che hanno riempito le grandi orchestre italiane, quale o prima fila, o solista o prima fila, come si suol dire, delle orchestre della RAI, dell'Opera di Roma. E molti sono andati anche a riempire le file del grande Metropolitan di New York ed altre orchestre a livello internazionale. Wow, e noi durante il percorso ci siamo dimenticati un qualcosa di molto importante. So che voleva leggere un versetto, sì, giusto? Sì, volevo, nel momento in cui io, sì, quando ho parlato della grande riforma che è avvenuta in Italia, ma è sempre una riforma che ha riguardato le musiche militari, cioè un certo repertorio, musica della Polizia Municipale o della Guardia di Finanza. E volevo riportare una testimonianza dello stesso grande riformatore, il maestro Vessella, che ho preso da questo grandissimo testo, Le bande musicali in Abruzzo, dal 1783 al 1984, scritte dal mio grandissimo collega, maestro di storia della musica del Conservatorio, Francesco San Vitale, e da Franco Farias. Quindi prego, vorrei riportare questi piccoli passi. Vessella dice: ma non solo dalle maggiori bande, sia militari che civili, tale riforma è stata adottata anche nei più piccoli paesi, negli angoli più remoti e meno conosciuti di talune province. L'anima musicale italiana si rivela oggi più che mai nell'organizzazione volenterosa raggiunta da complessi bandistici formati in massima di operai, lavoratori che dedicano con slancio le ore del riposo allo studio di un strumento. In Toscana, negli Abruzzi, nelle Puglie e in massima in quasi tutte le regioni della nostra Italia si può dire che non vi sia paese che non abbia la sua banda, mentre l'impulso incoraggiante dei concorsi nazionali ormai annuali, suscita con la gara di emulazione il fervore necessario al sempre maggior progresso. Ricorderemo il grande concorso nazionale dell'autunno del 1922 in Roma, che si chiuse con una solenne schierata di tutte le bande all'altare della patria
e altre innumerevoli manifestazioni del genere di carattere regionale, come a Orbetello nel 1920, presente Giacomo Puccini, a Castellammare Adriatico nel 1923 in occasione della settimana abruzzese, e a Piombino nel 1925 con l'intervento di Pietro Mascagni, e così infinite altre. Guarda, che meraviglioso, Filomena. Noi abbiamo creato questa SLM perché noi dobbiamo dare ai giovani ragazzi la vera musica, la strada giusta. Quindi io sono veramente felice di questa collaborazione e aspetto il bando, perché la nostra bella Pineto dovrà costruire, far crescere oppure far nascere la banda di Pineto. Abbiamo ancora pochi minuti, quindi vado subito con una domanda un po' personale. La cosa più folle che ha fatto nella sua vita? Se folle vogliamo dire, è quella di studiare musica. Follia vuol dire immergersi in un campo vasto di tante esperienze. Avrei voluto studiare anche medicina, ma non è mai troppo tardi, può darsi che lo potrò fare in un'altra vita. Assolutamente sì. Adesso, come con tutti i miei ospiti, io chiedo anche a lei di dedicarmi un pensiero. Allora, il mio pensiero su colei che mi sta intervistando, sembriamo due persone un po' sconosciute e lontane, ma bisogna dire che la signora che ho avuto l'onore di ritrovare... Signorina, prego, signorina. Signora, grazie. Che ho avuto l'onore di ritrovare dopo tanti anni, è stata una delle mie migliori e carissime allieve che ricorderò, non perché siamo in trasmissione, per tutta la mia vita. Infatti grazie. Le allieve che si sono susseguite dopo la professoressa Silvia Pagni hanno sempre sentito parlare di questo grande pilastro. Io ho avuto l'onore di averla a 14 anni nella mia classe privata di pianoforte, ma ho fatto un cammino molto semplice, molto facile, perché ho trovato in lei una grande musicalità, una grande predisposizione, dovuta forse anche alla sua famiglia, al suo grande papà. Quindi lei dentro di per me lei è musica. Quindi grazie Filomena, perché detto da te che sei veramente il pilastro della musica classica, è un grandissimo onore. Oramai i 20 minuti sono volati con te. Io ti mando un grande abbraccio e veramente ti ringrazio con tutto il cuore, e anche da parte dei telespettatori, perché oggi ci hai fatto viaggiare in un mondo fantastico, quello delle bande. Un bacio grazie a te. Grazie a voi. E un saluto ai nostri telespettatori. Vi aspetto la prossima settimana con biglietto da visita. Ciao da me, Silvia Pagni.